specialmente per chi è anche abituato a gareggiare. Un aumento di peso perché necessariamente si continua a mangiare come prima, ma le chilocalorie consumate sono meno. L'instaurarsi di stili di vita inadeguati perché ovviamente la sedentarietà comporta diciamo, l'insorgere della pigrizia, disturbi dell'umore, anche perché chiaramente tutti eravamo abituati a fare un certo tipo di vita e siamo stati privati della possibilità, di uscire di casa anche per un motivo giusto, però, chiaramente questo comporta dei problemi anche di convivenza. Ecco, quindi come bisogna contrastare questo periodo di reclusione forzata? Innanzitutto non bisogna eccedere nelle ore di sonno o nelle ore passate davanti alla televisione. Fondamentale trovarsi un hobby a cui dedicarsi che distolga appunto dal mettersi costantemente in poltrona, non fare niente. Ecco, ovviamente bisognerebbe dotarsi per quanto possibile di un'attrezzatura per fare attività fisica a casa, anche se sappiamo che in questo periodo purtroppo le attrezzature disponibili sono sempre meno e i prezzi sono andati alle stelle proprio perché c'è stato un picco di richiesta. Ecco, bisognerebbe anche cercare comunque di fare i nostri 10.000 passi al giorno. Possiamo tranquillamente usare il nostro smartphone. Ormai tutti gli smartphone hanno un'applicazione col fitness tracker con cui possiamo vedere quanto abbiamo camminato. Inoltre dobbiamo ridurre l'introito calorico evitando il più possibile cibi che dobbiamo ridurre l'introito di cibi che siano ricchi di lipidi e carboidrati perché ovviamente consumiamo molto meno di quello che siamo abituati a fare. Ecco, dotazione necessaria non è che serva granché, diciamo che quando abbiamo un tappetino da palestra, un set di kettlebell o di pesi, anche poca cosa, insomma, tanto per muoversi un po'. E magari per i più fortunati anche dei simulatori come ad esempio i rulli, un tapis roulant oppure un simulatore di voga, possiamo continuare a fare allenamento anche a casa quasi come se fossimo in palestra. Ecco, le linee guida da osservare sarebbero appunto di comunque tenere fatti i nostri 10.000 passi, ovviamente quanto possibile camminando un po' in casa, visto che comunque è concesso camminare nei dintorni della propria abitazione, sempre cercando di farlo da soli e con una mascherina, questi sono comunque da fare. Ecco, alternare un po' attività aerobica ad attività anaerobica, quindi non eccedere nel fare solo una e solo l'altra perché entrambe ci servono. E alimentarsi e soprattutto idratarsi in funzione dell'attività fisica che facciamo. Anche perché bisogna pensare che la propria casa, per quanto grande, non avrà mai le dimensioni di una palestra e quindi l'attività fatta al chiuso comporta anche una grossa disidratazione, quindi è importante bere molto. Ecco, bisogna cercare anche di creare un ambiente idoneo, specialmente per quanto concerne la temperatura, cercare di tenerla attorno ai 15-16 gradi perché se fa troppo freddo corriamo solamente il rischio di prenderci una bella bronchite e se fa troppo caldo abbiamo tutti i problemi provocati dalla disidratazione. Ecco, se a fare attività fisica si accusano sintomi quali dispnea, palpitazioni, preordialgia, cioè dolore toracico e specialmente se è da tanto tempo che non si fa un test da sforzo, è meglio interrompere la nostra sessione di esercizi e fare tutti gli appositi controlli prima di proseguire. Intendiamo un esercizio che comporti principalmente dei benefici sull'apparato cardiovascolare, quindi lontano da una forza massimale.
li possiamo comporre con 5 minuti di stretching, esercizi a corpo libero per un 15-20 minuti, troviamo diversi tutorial in rete, seguiti poi da 5 minuti di stretching o di defaticamento. Ecco, per attività anaerobica cosa intendiamo? Può essere sufficiente fare un 5 minuti di riscaldamento stretching, seguiti da 25-30 minuti di kettlebell, manubri o sacco militare, alternati un po' uno un po' l'altro, anche per rendere il lavoro meno noioso, e poi 5 minuti di defaticamento stretching. Questa è un'attività, vi assicuro, più che sufficiente per tenersi in forma adeguata ed eliminare l'eccesso di chilocalorie che introduciamo per il fatto che non riusciamo più a fare l'attività, la vita che facevamo prima di questo periodo di reclusione. Ecco, per quanto riguarda l'attività sui simulatori, per simulatori intendo tapirulana, rulli, ergometri, anche a braccia di varia natura. Non bisogna eccedere, quindi non massacrarsi tutti i giorni, anche perché ricordiamo che l'attività effettuata sui simulatori è più dispendiosa rispetto a quella praticata all'aria aperta. Quindi se eccediamo nella nostra attività quotidiana, abbiamo lo stesso problema dell'overtraining che avremmo se facessimo anche e la nostra attività all'aperto. Non escludere completamente l'attività anaerobica, perché dopo questo è un argomento che tratteremo in un'altra puntata, e ci serve, perché è importante alternare attività aerobica e anaerobica, specialmente per evitare di accumulare elevati livelli di cortisolo. Ecco, come abbiamo già accennato, non si può pensare che 45 km fatti sui rulli siano uguali a 45 km fatti su strada, quindi bisogna usare un po' di raziocinio. Ecco, come sempre, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, a iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!